difensori centrali e combinando molto bene. Uno contro uno di Pepe, di fronte Bonera, il raddoppio di Nocerino, la palla passa, poi prova ancora la Juventus con Pepe in profondità. Cilic che viene incontro, prova a metterla giù, buono il pallone per Vidal, è andato dentro Marchisio, ecco il suggerimento per lui. Marchisio cerca un varco senza trovarlo, allarga per Crasi, per Pepe. Chiellini, Marchisio, ancora che viene incontro Marchisio, Vucinic, profondo il suggerimento con la copertura di Chiellini, Marchisio, Vidal, colpo di testa di Bonucci, Vidal ricomincia da Marchisio, Pirlo ancora per Marchisio, dentro per Vucinic, ancora per Marchisio, ha toccato troppo forte il pallone. Vucinic fa passare, vuole 1-2, palla di Marchisio, la porta sul sinistro e poi non trova la porta. La profondità lo fanno con i centrocampisti, vedi poi chi giocava più avanti, in questo caso era Marchisio. Vidal aveva preso la posizione di Marchisio e Vucinic che è venuto incontro staccandosi. Quando riparte il Milan dice bisogna giocare dietro alle spalle dei terzini, dietro ai terzini. Poco fa si è arrabbiato perché attenzione. Ancora dentro il pallone per Vucinic, Marchisio allargo per Pepe, si allarga Bonera, Chiellini, è venuto incontro Vucinic, arriva Marchisio per l'1-2, palla di ritorno, Vucinic in area, prova a passare, non si è capito con Vidal. La manovra risulta anche abbastanza fluida, poi è proprio la zona di rifinitura. Poi Chiellini che spinge a sinistra, viene incontro Marchisio, allargo ancora Chiellini, Vidal lo serve, più largo ancora Pepe, Marchisio, Pirlo ha alzato tutto Pepe per lo scambio, Pirlo passa da Marchisio. Marchisio cerca l'inserimento di Chiellini, colpo di testa, metto in profondità Cassano che ha cercato dal suo compagno, colpo di testa di Bonucci, poi rischia Marchisio e perde palla, allora non cerca il cross, devia palleggio il Milan, Nesta, taglia il campo per Ibra ma arriva Pirlo in copertura, allora Marchisio fronte alla porta, movimento di Vidal a liberarlo, Marchisio si schianta su Nesta, calcio di punizione però, è vero, si arrabbia Nesta. È vero che prende il pallone in questa occasione, vediamo. A Tenaglia addirittura e poi il pallone non lo prende neanche. Giusto, giusto il fallo. Sì, lo prende ma rimane in mezzo alle gambe. Gli arbitri tendono a fischiare questi tipi di contatti. Qualche anno fa magari c'erano sulla palla, ma qui rischia il tutto per tutto. Gli va bene che prende anche la palla. La palla. Vidal, centrale per Marchisio. Allargo per Chiellini. Quasi zio, poi Boateng, il primo a giungere sul pallone. Nocerino cerca il contropiede per Seedorf, arrivata la chiusura di Marchisio, l'apertura per Krasic che ha tanto campo davanti. Uno Venezia deve rinviare lungo, Nocerino, due volte Chiellini, Marchisio, la mette giù Marchisio, 4 contro 4, punta l'area di rigore Marchisio, Marchisio quasi in zona tiro, Vucinic dentro ancora per Marchisio, Abbiati come un giaguaro. Riesce a pressare molto alta la Juventus, sta correndo molto, non permette al Milan di sviluppare gioco e poi va ad attaccare lo spazio con qui la fa con una presentazione palla al piede, è sempre Marchisio. Ha ricominciato Marchisio per la Juventus, palla dentro per Vucinic, questa volta fermato ancora Marchisio, ricomincia da capo, con le mani va Zambrotta, poi Pirlo, Marchisio, Chiellini sta rifiatando dopo l'ennesima corsa, Pepe era un po' centrale, Ibrahimovic, Vidal gira per Marchisio, la palla è per Vucinic, cerca ancora Vidal, palla per Marchisio, grande aggancio e poi il destro a volo, ma che aggancio di Marchisio, ma che partita sta facendo Marchisio, è sempre lì, tempi giusti, grande qualità tecnica, qui fa un aggancio incredibile, poi non riesce a dare forza alla conclusione perché non la fa nemmeno rimbalzare la palla, la calcia al volo, vediamo. Sì, prova ad accalciarla subito al volo, grande aggancio il suo, però si è effettuato per Pirlo, attaccato da Seedorf, da Marchisio a Vidal, viene incontro Chiellini, Vucinic, vuole 1-2, Marchisio riesce a toccare ma se Marchisio, Giaccherini, Steiner, Vidal, interno il suggerimento, ha provato ancora ad arrivare Marchisio. Uscirà Antonio Cassano, quindi farà Boateng e Cassano alle spalle di Ibrahimovic. Anche giocare su Ibra. Alza bandiera bianca Nesta, giocherà Antonino al suo posto tra poco. Pirlo prova ad aprire per...
taglio di Giaccherini, vuole Vucinic, controllo di Vucinic contro due uomini, all'indietro per Marchisio, accompagna a destra Lichtsteiner, lo vede Marchisio, lo fa salire, c'è sempre Pepe sulla sua verticale, viene incontro Vidal, è pronto al traversone, ancora il tiro, è una palla forte tesa in mezzo, nessuno la tocca, che non è rientrato su questo pallone, la palla veramente a... poi per Bonera, dentro per Nocerino, non riesce a controllare, Marchisio prova a ripartire, la chiusura di Antonini, il pallone ancora per Nocerino, e manda il pallone, e ancora Pirlo, insiste la Juventus, 35 sul cronometro, il pallone per Marchisio, Pepe, Lichtsteiner vola a destra, Pepe passa per il centro, Pirlo, Marchisio, Vidal, Marchisio, Vucinic, ancora per Marchisio, Claudio, Marchisio, tiro in pallo, sblocca la Juve al 42esimo. Solo così poteva fare gol, che l'abbiamo visto, è stata sempre pericolosa sulle combinazioni, sul gioco raso terra e con gli inserimenti dei centrocampisti, e alla fine è riuscita a sbloccare il risultato proprio in questa maniera, con un giocatore maestro in questi tipi che è Marchisio. Qui lo vediamo, è lui che inizia l'azione, chiede l'1-2, doppio 1-2, capisce tutto Bonera, che riesce a rinviare, ma proprio sul contrasto arriva Marchisio, trova il gol. Nel modo più strano e anche un po' fortunato, la Juve dopo tanto premere trova il gol del vantaggio. Si smette di vincere questa partita, l'ha fatta dall'inizio alla... Vabbè, sbagliando però. Non vedeva neanche che c'era Chiellini lì nelle vicinanze, ma voleva prendere il pallone, assolutamente, quel gol. Posizione regolare di Marchisio al momento del triangolo, calcio estraneo, l'esterno del piede, secondo me, sai che qui ha fatto il conto con l'entrata di prima di Boateng in ritardo, secondo me Rizzoli ha ragione, te non l'ha vista forse, ha pensato che fosse andato in ritardo. Uno di Giaccherini che poi ha solo la porta, eccolo Giaccherini, rientra Giaccherini ancora fino in fondo, il traversone, non arriva Vidal che prova a volare, poi Emanuelson per il Milan, ancora il tiro a Claudio Marchisio, però attenzione perché bisogna vedere se Matri era in posizione regolare, perché secondo me l'ha toccata Matri. Beh, qui riesce a calciare e tenere la palla bassa, poi c'è l'errore sicuramente di Abbiati, perché poteva sicuramente arrivare su questo pallone. Ancora qui chiude veramente la partita la Juventus. C'è da controllare la posizione di Matri al momento del tiro di Marchisio. Tiro di Marchisio, non so se Matri la tocca. La tocca Matri con la gamba sinistra, il gol è di Matri. Ed è in posizione regolare? Ancora non l'abbiamo visto. Secondo me la tocca, visto che cambia forse giro il pallone. Non sono sicuro. Neanch'io. Non sono sicuro. Comunque il gol glielo diamo a lui, perché è impercettibile. Tra Juventus c'è assolutamente, insieme al Napoli. Vediamo se abbiamo quell'immagine sul secondo gol della Juve, ci togliamo così quel 2.